Messa all'alba vista pioggia per i fedeli. A Civitanova, tra Aloe e Ippocampo, il cattivo tempo non ha fermato la cerimonia per San Giovanni Battista, che si è svolta, come da tradizione, a partire dalle 4:30 nella spiaggia libera. Tra canti e musica, ma anche tra lampi e vento, i fedeli hanno atteso il sorgere del sole, dove la fede cristiana si mescola alla tradizione pagana. Per molti, causa meteo incerto, la sveglia non ha più suonato, ma molti altri hanno assistito alla messa officiata dal parroco di San Carlo, Don Sergio Criscione. È una tradizione contadina dove si propiziava la buona raccolta, infatti si benedicono le spine. Poi c'è questa tradizione dove raccoglievano questi fiori, li mettevano nell'acqua e poi la usavano per profumare, così come se avesse un potere particolare. I piedi in mare e la preghiera, mani congiunte e capo chino. Poi, dopo l'Eucarestia, la consegna delle spighe benedette, a riprendere il profondo stampo contadino della festa. L'augurio è di fertilità e pace. In acqua i fiori, come i contadini un tempo li lasciavano a bagno per utilizzare l'acqua profumata del giorno dopo. Con il profumo del mare, prosperità e gioia. Una celebrazione partecipata nonostante il maltempo. Una tradizione alla quale la popolazione è molto legata, nonostante il tempo non fosse dei migliori, comunque c'è stata tantissima gente, questa è testimonianza di quanto la gente si è attaccata a questa tradizione. La tradizione legata a San Giovanni Battista vede di anno in anno sempre più credenti, alcuni giovanissimi. In una notte dove aspettare il sole significa aspettare lo Spirito Santo. La gente aspetta l'alba, il sole che sorge, ma l'unico vero sole che salva è lui, il resto, niente.